Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie. Vista la mia grande passione e l'esperienza che ho accumulato in questi anni nelle foto e nei video, ho deciso di creare questa piccola serie in cui vi mostro alcune delle chicche che ho imparato. Sono cose applicabili da chiunque e non sono quindi rivolte ai professionisti che probabilmente molte cose già le conoscono, ma sono rivolte davvero a tutti. A chiunque di voi si ritrovi anche con il proprio smartphone a fare foto, video. In questa prima puntata vi illustrerò una regola dall'importanza fondamentale e che sta alla base della fotografia e delle riprese video. Quando si parla di foto e video, si sente spesso dire: eh vabbè, ma quello c'ha un'attrezzatura da 10.000 euro, è normale che faccia le foto belle. Belle come queste foto pluripremiate che state vedendo adesso. Tutte le foto che vi ho appena fatto vedere sono state scattate col cellulare. Questo dimostra che ciò che conta non è il mezzo, ma come lo si usa. Ciò di cui vi parlerò in questo video riguarda sia foto sia video, ed è l'inquadratura. Ora, partiamo col dire che non esistono regole universali, questo perché è infinito il numero di foto che si possono realizzare e soprattutto si sta parlando di arte. Quindi, a seconda dell'inquadratura che facciamo, comunichiamo cose diverse. Non c'è giusto o sbagliato, c'è soltanto che cosa sto comunicando. Ed è proprio questo il punto: quando noi stiamo scattando una foto o facendo una ripresa video, stiamo comunicando qualcosa. E l'inquadratura non determina soltanto il senso estetico, ovvero è bella o è brutta, ma determina anche quello che noi vogliamo comunicare. In ogni caso, partiamo dalle basi. Ora vi mostrerò un trucchetto. Ogni volta che scattiamo una foto o facciamo una ripresa video, stiamo prendendo di mira un soggetto. Sia esso una persona, una macchina, un oggetto, un animale, un paesaggio. E nel momento in cui noi miriamo a questo soggetto, stiamo creando un'immagine, una composizione, in cui non c'è soltanto quel soggetto, ma magari ci sono anche degli altri elementi, come persone, oggetti, animali, costruzioni. L'errore più comune che ho visto fare è quello di mettere il soggetto nel centro dell'inquadratura. Come logica è sensata, nel senso che concettualmente il centro di qualunque cosa è la cosa più importante. Ma quello che spesso capita è che nel concentrarsi a mettere il soggetto nel centro ci si dimentica totalmente di tutti gli altri elementi che compongono la nostra immagine, lasciandoli un po' dove capita. E quindi ci si chiede: dove li mettiamo? E soprattutto, è davvero giusto mettere il soggetto sempre in centro? Immaginate di prendere la vostra area inquadrata e dividerla in terzi, tracciando due righe verticali che dividono l'immagine in tre terzi e due righe orizzontali che dividono l'immagine in altri tre terzi. Alcuni di voi avranno magari notato che alcuni smartphone o fotocamere hanno una modalità in cui si vede questa griglia. Bene, negli anni ci si è resi conto che posizionando il soggetto o alcuni elementi importanti della foto nei punti di intersezione di queste linee oppure su queste linee, l'immagine viene più bella. Questa regola l'hanno chiamata regola dei terzi. Bene, ma andiamo a vedere alcuni esempi. Prendiamo ad esempio questa foto. Come potete vedere, il soggetto, l'uomo, è posizionato nell'intersezione tra la linea sinistra e quella inferiore. In quest'altra foto, il soggetto, ovvero la bambina, è posizionata nell'intersezione tra la linea destra e la linea inferiore. Qui, la signora sulle scale mobili, anch'essa nell'intersezione tra due linee. E qui, in questo paesaggio, notate come l'orizzonte è posizionato nella linea superiore. E questa è una cosa che accade spesso nei paesaggi, soprattutto nei tramonti. Quando guardate una bella foto di un tramonto, difficilmente l'orizzonte è al centro. Di solito è o su o giù. Ma se andiamo anche indietro nella storia, questa è una delle foto più famose al mondo. Voi direte: vabbè, ma qua il soggetto è in centro. È vero, i due personaggi sono in centro, ma l'occhio su che cos'è che cade? L'occhio cade sul bacio. E il bacio dov'è che è collocato? Nella linea superiore. Steve McCurry, uno dei fotografi più famosi al mondo. Le fiamme con l'orizzonte e i cammelli sono collocate nella linea inferiore. In quest'altra, sempre di Steve, il pescatore in primo piano è posizionato nella linea sinistra. L'orizzonte è posizionato nella linea superiore e gli altri pescatori sullo sfondo, lasciati non al centro ma un po' più su. Ma se torniamo indietro nella storia, notiamo che questa tecnica viene utilizzata da secoli, millenni. La Mona Lisa, il punto che attira di più l'attenzione qual è? Il viso, che è posizionato nella linea superiore. Van Gogh, l'orizzonte è posizionato nella linea inferiore. L'ultima cena, tutti i personaggi con il tavolo posizionati nella linea inferiore e non al centro. Da lì, i due orologi su cui cade l'attenzione
subito posizionati sulla linea sinistra, ma questo avviene anche nel cinema. Deadpool, il volto dell'attore sulla linea superiore, l'attore decentrato messo sulla destra. The Wolf of Wall Street, il viso di DiCaprio sulla linea superiore. Star Wars, la mano di Kylo Ren nella linea superiore. Questa tecnica naturalmente deve essere intesa come un'indicazione stilistica, ma trattandosi di arte, e l'arte non ha regole, non deve essere applicata in senso assoluto sempre e comunque. Ci sono ad esempio foto che giocano su effetti di riflesso, che puntano sulla simmetria, come questa in cui state vedendo, in cui la linea di simmetria naturalmente deve essere messa nel centro per creare l'effetto di simmetria. O anche quest'altra, o ad esempio ci sono immagini in cui si va a giocare su geometrie e quindi si esce dallo schema dei terzi, come questa che state vedendo adesso, o questa, o ancora questa. In ogni caso, questo trucchetto dei terzi vi sarà utilissimo per provare e sperimentare. E scoprirete come spostando il vostro soggetto dal centro dell'inquadratura a un altro punto, cambierà radicalmente il risultato finale. Quindi provate, sperimentate. Ogni volta che state per scattare una foto o state facendo un video, chiedetevi qual è il soggetto. Una volta identificato, provate a spostarlo e vedete cosa succede. Ok, ma lasciamo da parte per un attimo il lato artistico e passiamo a quello comunicativo. Se ci fate caso, in tutti i film, programmi TV, serie, il volto dei personaggi, o comunque i loro occhi, che sono il punto che di solito si guarda quando una persona sta parlando, viene sempre posizionata nella linea superiore. Anche in questo video che voi state guardando, vedete la mia faccia? Non è al centro, ma è nella linea superiore. Questo perché? Fondamentalmente per due motivi. Il primo è un motivo estetico, che richiama alla regola dei terzi di cui parlavo prima. E il secondo è un motivo comunicativo. In quel momento il focus dell'attenzione è sulla persona. Quindi la persona deve essere ciò che risulta maggiormente da quell'inquadratura. E un errore che vedo fare molto spesso è quello di mettere, come dicevo, il volto della persona nel centro dell'inquadratura. Perché questo è sbagliato? Vi faccio vedere alcuni esempi. Questi sono alcuni fermi immagini che ho preso da alcune riprese che ci hanno fatto durante la sfida tra me e Salvatore nella gara delle Predator. Ho dato la telecamera in mano a uno, a caso, e guardate cosa è uscito fuori. Vedete? In questa ripresa io sono con il volto nel centro. In quest'altra ripresa io sono di qua e l'altra persona è di là, ma siamo nel centro. In quest'altra il buon Luca è nel centro. In quest'altra, che siamo a podio, siamo messi nel centro. Che cosa succede? Succede che metà dell'inquadratura è occupata da uno spazio totalmente inutile, il cielo. E questo, che quindi domina l'inquadratura, attira la nostra attenzione, il nostro occhio va verso il cielo. E nel momento in cui non troviamo nulla di sensato o che comunque sia legato a quello che sta succedendo, questa cosa disturba, dà fastidio. Questo perché ricordiamo che noi, con una foto o un video, comunichiamo. Quindi dobbiamo prestare attenzione a quello che viene percepito dall'altra parte. Dall'altra parte, inconsciamente, viene percepito un mi manca qualcosa, quel cielo lì mi distrae, attira la mia attenzione. E qui, nella parte inferiore, ci sono le ragazze, che vengono praticamente ignorate, quasi vengono tagliate completamente, per far sì che noi restiamo nel centro. E metà dell'inquadratura è le ringhiere della palazzina dell'autodromo di Varano. Queste invece sono delle riprese che ha fatto Andrea Belloni, che saluto, che mi segue durante le gare del Moto Estate, e che lui, così come tutte le persone che hanno collaborato con me con la Race Booking, ecco, hanno tutti un occhio e una mano incredibile. Guardate questa inquadratura, vedete? I nostri volti sono messi nella linea superiore e il resto dell'inquadratura non è occupato da cielo inutile, ma è occupato da le nostre persone, quindi io con la mia tuta, gli sponsor che ci sono sulla tuta del meccanico, l'altro pilota, le altre persone che guardano, oltre al fatto che si rispetta la regola dei terzi, quindi il mio volto è, boom, nell'intersezione. Io che torno disperato ai box, messo sulla destra, e voi direte, vabbè, c'è quello spazio vuoto a sinistra, ma non è inutile quello spazio è dove sto andando, quindi fa vedere la direzione in cui io mi sto muovendo. Quest'altra inquadratura, io a destra. Quest'altra ripresa invece che ho realizzato io, come vedete ho messo il meccanico sulla sinistra per far sì che nel resto dell'inquadratura si vedesse quello che sta facendo, ovvero sta mettendo l'olio nel motore. Se io l'avessi messo al centro avrei tagliato l'azione che lui stava svolgendo, il lavoro che stava facendo, e allo spettatore sarebbe mancata quella cosa. Lo spettatore avrebbe voluto vedere che cosa stava facendo mentre mi sta parlando. E proprio per restare in tema di comunicazione, le persone vengono spostate, magari da un lato dell'inquadratura. E questo non ha soltanto un fine estetico, ma anche un fine comunicativo. La signora è al centro.
ma guardate come cambia il senso della foto. Se la signora che sta dormendo fosse stata spostata sulla sinistra, il nostro occhio sarebbe poi caduto su quello che sta alla nostra destra, ovvero i sedili vuoti del pullman. Quella foto ci avrebbe comunicato solitudine. Se la signora invece fosse stata spostata sulla destra, questa foto avrebbe comunicato qualcos'altro. Il mondo che scorre, i campi di grano dello stesso colore della sua maglia, questa signora che dorme mentre intanto nel mondo esterno la vita va avanti. In quest'altra foto la ragazza è stata volutamente spostata sulla sinistra per lasciare spazio a quello che c'è fuori dal finestrino, e quindi il nostro focus non è più soltanto la ragazza, ma è la ragazza che guarda fuori dal finestrino e che cosa c'è fuori dal finestrino. Se poi ad esempio prendiamo questa foto, voi direte: cavolo, però qui, mi stai dicendo da un'ora che la testa va messa in alto, questa va messa in basso. È proprio questo il punto. Nel momento in cui il fotografo mette la testa della protagonista in basso, come vedevamo prima dalle foto in cui c'era troppo cielo, fa in modo che il nostro sguardo vada nella parte superiore. E nella parte superiore si vede qualcosa che ci comunica qualcosa, che è importante. Si vede una strada vuota, deserta, che fa una curva e chissà dove va a finire. E qui ci sta comunicando qualcosa. Quel qualcosa poi sta a noi recepirlo. Perché dalle spalle è una strada, dove porta quella strada, chi arriverà da quella strada. Questa inquadratura è stata riempita con qualcosa che non è un cielo messo lì a caso o la ringhiera di un autodromo, ma è qualcosa che ci comunica un'emozione, un'idea. Un'altra cosa che avremmo sentito dire tante volte è: mi raccomando, fai attenzione a non tagliare il soggetto, ma lascialo per intero. Questo non è sempre vero, specialmente nei video, perché dipende dal tipo di immagine che noi stiamo riprendendo. Ciò che dà fastidio del tagliare e che rende una foto brutta è o quando si taglia una piccola parte del soggetto, come ad esempio, non so, una foto di una moto in pista, mi vai a tagliare il codino, hai tagliato un angolino così, mettila per intero, oppure quando vai a tagliare una parte fondamentale dell'inquadratura. Nelle riprese di prima, ad esempio, se io avessi tagliato la parte del motore in cui andava a mettere l'olio, perché mi hai tagliato una parte che è importante? Se noi andiamo a vedere qualunque film, guardate qua, guardate questa immagine presa da Blade Runner, di una delle scene più belle della storia del cinema, con Harrison Ford. Gli hanno tagliato la fronte. E quest'altra immagine? Gli hanno tagliato la testa anche a lui. Già solo in questo video che state vedendo voi, la mia testa è tagliata. Cioè, quando si va a fare i primi piani, nella maggior parte dei casi si taglia un pezzo di testa. Ora, questo vale prevalentemente nei video, perché nei video uso in formato orizzontale, in 16 noni o ancora di più. Mentre invece nelle foto o usi il 4 terzi o puoi farla in verticale, quindi riesci a non tagliare. Il motivo per cui magari si va a tagliare in queste inquadrature è che quando vai a stringere tanto sul soggetto, per far sì che si rispettino tutte quelle cose stilistiche che ho detto prima, ovvero la regola dei terzi, il fatto di non lasciare un sacco di inquadratura superiore in cui non c'è niente che abbia un senso, questo ti porta inevitabilmente a tagliare un pezzettino. L'alternativa sarebbe allargare, ma viene un'inquadratura diversa. Bella o brutta che sia, è diversa, dipende da quello che tu vuoi comunicare. Se tu vuoi fare un close up, un'immagine più stretta, inevitabilmente devi tagliare. Bene, naturalmente quello delle inquadrature è un argomento vastissimo che non posso riassumere in pochi minuti di video, ma se ci sono le scuole di cinema, se ci sono le scuole di fotografia, se ci sono le università che insegnano queste cose, è perché è tutto un insieme di tecniche, nozioni, concetti, esperienza, visione artistica che va sviluppata con l'esperienza. Con questo video però ho voluto darvi degli spunti e illustrarvi alcune chicche o tecniche che, sia che siate dei fotografi, videomaker o semplicemente persone qualunque che con il loro smartphone fanno delle foto da mandare agli amici, alla nonna, da mettere su Instagram, beh, potranno sicuramente tornarvi utili. Spero che questa nuova serie vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like, grazie, ci vediamo al prossimo video, bye bye.